Ciao a tutti e benvenuti. Subito dopo il video, news su Avatar. A dopo. Siamo all'ubergio. Ikmakar. Macaroni. Ehi, italiani, wow! Un giorno ne torniamo tutti insieme alla casa nostra. Arricchisciute e onorate, capì? Chi se lo sogno mio? Eppure tu t'hai trovato a non sognare così. Roccoci, roccoci, rocco cia cia. Ma preferisce il rocco cia cia cia. Ehi, hey, italiancio. Buonasera, signorina, buonasera. It's time to say goodnight to Napoli. Hai voluto portare alla casa con queste fiamminghe bionde? E tu non ho solo problemi. Non a casa mi forestieri. I gente pare cante e vidano. Quando su sgruppar quei suoni, allora sì, chiami fine. Amore. Fatto che mi ha dotto questo. Non fu falare! Non senti che voglio donarti per sempre il mio cuore. Manuela. Non mensen die hun instrument kunnen laten zingen. Manuela. Suona in te locale. Sta cosa la casa mia non ci fa. Ma sei giù, pazzo! La vedi tu mai la minera? Come avevi promettuto che la musica pettia, era solo un passatempo. Ma io, una puzzola sa la musica. E vai, vai! Che hai detto? Manco morto. Ricordati che sta parlando con pace! Sì, ma chi se la vita mia? Una volontà così. Mi sono innamorato di Marina. Ti voglio più presto sposar. Ui. Jij wilt iets met mij. Mannetjes, van de patate. Mi sono innamorato di Marina. Dat is hot. Una ragazza mora ma carina. Ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistare il suo cuore? Marina, 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 ti voglio più presto sposare. Ottime notizie per i fan di Avatar. Sam Worthington ha svelato il via alle riprese del sequel. Secondo il protagonista, il copione è ancora nella fase di scrittura e tutta l'azione si svolgerà direttamente a Pandora. Le riprese inizieranno a ottobre 2014 e si farà Avatar 2, 3 e 4 in un colpo solo. Via! I film dovrebbero uscire nel 2016, 2017 e 2018 rispettivamente. Wow! Un vero e proprio tour de force quello che dovrà sostenere il divo australiano e con lui l'intera troupe per una trilogia chiamata a replicare il boom di incassi del primo storico capitolo. Voi cosa dite? Riuscirà James Cameron a superarsi facendo addirittura di meglio tanto al botteghino quanto in Casa Academy? Fateci sapere commentando qui sotto. Per oggi è tutto, potete anche seguirci su Twitter @filmisnow. Ciao, alla prossima!